affrontare il tema mostrandovi un altro servizio, una rapina ad una tabaccaia nel Pavese, guardate. E io ho paura. Io ho paura, aveva tutto il collo rosso qui perché il filo del registratore attorno al collo. Casoni, piccola frazione a circa 40 km da Pavia. Venerdì sera alle 20 entrano nell'unico bar del paese, tre romeni. Hanno chiesto due caffè. Io non ho praticamente fatto in tempo ad arrivare qui che lui mi ha strappato il registratore di cassa ed è corso. Solo che nel frattempo che correva, il cavo del registratore di cassa mi si è attorcigliato intorno al collo. Fermato qui, no? E io correvo insieme a loro col cavo del registratore di cassa. Poi lui si è girato per vedere che io avevo il cavo intorno al collo, però non si è fermato. Attimi di terrore, Mariangela non riesce a respirare. Poi a un certo punto niente, io ce l'ho fatta a sbrogliarmi di questo cavo e mi sono corsa dietro a piedi. Lei non si arrende. Ho iniziato a fermar gente, loro si sono uniti, diciamo, a me e mi hanno aiutato a corrergli dietro. Vedo loro che correvano a piedi verso lì. Abbiamo iniziato con i cellulari, guarda che sono qui, perché poi chiama questo, chiama quello, qui ci conosciamo tutti, è un paesino di 200 abitanti neanche, fino al punto che siamo arrivati a prenderli al po'. E con la forza della rabbia Mariangela riprende con il cellulare anche il momento dell'arresto fatto dai carabinieri dei tre romeni che poco prima l'avevano rapinata. Io da quel giorno mi sono presa questo ferro con questo uncino, ho detto se viene dentro uno di loro, solo che fa un'azione che a me non garba, io glielo metto nella testa e lo ammazzo, anche se vado dentro fa niente, perché comunque tanto in Italia loro sono tutelati e noi no.